Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura la cronaca, ancora nessuna traccia dei quattro escursionisti scomparsi sul Monte Velino il 24 gennaio scorso. Quest'oggi le ricerche si sono concentrate nell'area di Valle Maielama. Andiamo allora ad ascoltare l'assessore Guido Liris, intervistato da Infomedia News. Assessore Guido Liris, anche oggi presente qui al campo base di Forme per le ricerche, si continua a cercare. Ieri abbiamo ascoltato il presidente Marsilio che ha ribadito l'importanza e la necessità di proseguire in queste operazioni. È una scelta della regione, ma è anche un esito di un tavolo fatto 3 giorni fa ormai in prefettura tra tutte le forze. Ricordo che è un unicum nel suo genere quello che sta avvenendo qui a Forme, e cioè che tanti corpi deputati al soccorso siano insieme, in sinergia, a collaborare per raggiungere lo stesso scopo, che è un po' lo scopo di tutti quanti noi, e cioè ritrovare i 4 dispersi. E non è un'organizzazione semplice, ecco perché l'organizzazione è gerarchica, fatta da persone formate che si addestrano tutto l'anno e si formano e si aggiornano per dare il meglio proprio in situazioni come questa. Ecco perché la Regione Abruzzo è presente quotidianamente con la sua articolazione più importante, la Protezione Civile Regionale, che ha mezzi, strumenti, volontari, anche risorse economico-finanziarie da mettere a disposizione, ma lo fa in maniera discreta accanto a chi è deputato a fare e organizzare il soccorso. Chiaramente da un punto di vista morale, umano, ma anche operativo e amministrativo, abbiamo la piena intenzione, l'abbiamo detto al primo giorno, di continuare senza un limite alla ricerca dei 4 dispersi. È quello che stiamo perseguendo, è quello che stiamo volendo con forza ed è quello che cerchiamo di, con il nostro contributo, di avallare, di agevolare rispetto a quelle che sono, ripeto, le catene di comando gerarchiche in questa emergenza, che poi sono decisive per arrivare al risultato. Questa è un'emergenza nell'emergenza, c'è anche l'emergenza Covid. Ci può parlare di questo screening rivolto ai soccorritori che, lo ricordiamo, sono più di 100 impegnati ormai da giorni nelle ricerche? Questa è un'emergenza particolare da tanti punti di vista, perché ha tutte le caratteristiche di un'emergenza reale immediata, che porta a psicologi dell'emergenza, a soccorritori, a Croce Rossa, a psicologi dell'ASL e a un tipo di apparato che si muove come quando accade un evento tragico nell'immediato. Ma non abbiamo la certezza di avere un tempo delineato, ben contingentato, quindi ci si deve muovere come se fosse un'emergenza a lunga gittata. Successivamente c'è anche la contingenza Covid, che non può essere sottovalutata, perché qui abbiamo un assembramento di persone ormai da qualche giorno che si è protratto nel tempo. Pertanto si è pensato, con la Protezione Civile Regionale, e da ieri pomeriggio, ne sono stati fatti più di 150, da quello che mi risulta ieri pomeriggio, ma stanno continuando in questo momento Croce Rossa Italiana e Protezione Civile di Tagliacozzo, insieme stanno facendo un tipo di lavoro incredibile per prestare e per offrire anche questo tipo di servizio, che è medico-sanitario di prevenzione. Quindi nulla è lasciato al caso, nella speranza costante di una buona notizia che deve venire dall'alto in questo caso, e quando dico l'alto, dalla montagna. Cambiamo argomento, parliamo di Covid con il consueto bollettino sull'andamento del virus in Abruzzo. Quest'oggi sono 526 nuovi casi su 7.482 test, di cui 5.161 molecolari e 2.321 antigenici. Il tasso di positività complessivamente sale al 7%, il più anziano tra i contagiati a 95 anni, il più piccolo un mese. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 1.488. 88, di età compresa tra 51 e 87 anni, due in provincia di Pescara, uno in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Teramo e due in provincia di Chieti. Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla ASL.
I guariti sono invece 296. Attualmente in Abruzzo vi sono 10.243 positivi accertati, più 224 rispetto a ieri. 452 pazienti, più 25 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 47 in terapia intensiva, invariato rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri. Mentre gli altri 9.744, più 199 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Insomma, non possiamo che constatare un aumento dei casi e delle ospedalizzazioni. E intanto è stata potenziata la rianimazione Covid dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti con 11 nuovi posti letto inaugurati questo pomeriggio. Altri 7 sono previsti entro la fine del mese. Presente l'assessore Nicoletta Verì a fare le veci del presidente Marsilio, che attualmente è in quarantena volontaria precauzionale. Nel pomeriggio la Verì ha inaugurato anche il pronto soccorso a Ortona, il servizio di Paolo Renzetti. 11 posti letto per la rianimazione dell'ospedale civile di Chieti. In questo momento è una notizia davvero importante perché è in atto quella che molti chiamano la terza ondata. Sì, continua la riorganizzazione dei posti letto di terapia intensiva nella nostra regione. Oggi pomeriggio siamo al presidio di Chieti, dove sono stati investiti più di 3 milioni e 180 mila euro per poter attivare 18 posti di terapia intensiva. Oggi ne auguriamo 11 e a fine mese saranno aperti gli altri 7. Una risposta importante che si contestualizza in un momento in cui c'è una curva pandemica in aumento, quindi aumento di ricoveri, e quindi quello che sembrava un investimento quasi inutile qualche mese fa, oggi invece ci si rende conto come importante e grande, e grazie all'impegno del presidente Marsilio, del direttore, che riusciamo in brevissimo tempo a mettere in atto e a completare delle opere importanti che resteranno perennemente nelle nostre strutture. Direttore, lei diceva prima nel suo intervento, purtroppo questi posti saranno a breve occupati perché in questo momento l'emergenza sanitaria riguarda soprattutto l'area metropolitana Chieti-Pescara. Sì, noi abbiamo già preso insieme con l'Aquila negli ultimi giorni i pazienti da Pescara, perché il Covid ospedale di Pescara è pieno. Specialmente posti di alta intensità di cura come la rianimazione, le malattie infettive, le pneumologie mancano, e chiaramente questi 11 posti si aggiungono sull'area metropolitana e con diciamo, il trend degli ultimi giorni sicuramente serviranno a tutta l'area metropolitana. Eccellenza, è un momento particolare questo, la Chiesa è vicina al cittadino, è vicina soprattutto all'uomo. Guardi, in questo momento mi sento di parlare semplicemente a nome della gente, perché quello che è stato realizzato è un esempio di, come si dice, best practice, cioè di una buona prassi, perché si è prevenuto, cioè in un tempo in cui sembrava che la curva cominciasse a riscendere, si è lavorato intensamente, la curva è ripresa e ridiscesa di nuovo, oggi che si inaugurano questi 18 posti la curva è in forte risalita, quindi è stata una prevenzione importantissima. Prosegue l'iniziativa di screening nel Chietino questo fine settimana, testa a Chieti, Torrevecchia Tetina, Vasto, Tollo e a studenti e personale dell'università il servizio. Ancora screening nella provincia di Chieti. Questo fine settimana toccherà studenti e personale dell'Università d'Annunzio e ai residenti di Torrevecchia Teatina, di Tollo, di Vasto e del capoluogo teatino. Qui saranno allestite 3 postazioni a Chieti Alta e 3 a Chieti Scalo. Il sindaco Diego Ferrara, intervenuto in diretta nella prima edizione della TG6, ha invitato la popolazione a partecipare in massa. Invito tutta la popolazione a offrire la propria presenza, a farsi tamponare, in quanto è l'unico metodo per poter tracciare le positività asintomatiche, che poi sono le più pericolose. Ferrara, che oltre a essere primo cittadino e anche medico, ha parlato dei dubbi sollevati ieri dal Movimento 5 Stelle riguardo l'affidabilità dei test rapidi. È vero che può risultare una percentuale consistente di falsi negativi, ha detto il sindaco, ma lo screening rimane comunque uno strumento importante. Accanto a una
diciamo, veridicità sulla non elevata specificità di questo tampone, è importante sapere che bisogna farli per poi ampliare la diagnosi. Non so se sono stato molto chiaro, comunque la sostanza del discorso è che questi tamponi rapidi vanno fatti per scovare, ecco, lasciatemi passare questo termine, scovare dei positivi asintomatici. Intanto la curva epidemiologica è in progressivo peggioramento, nelle scuole aumentano le classi in quarantena e preoccupa la variante inglese del virus. Molti cluster virali si sviluppano, si stanno sviluppando nelle scuole, sia nelle scuole superiori che anche nelle medie, tant'è che diverse classi vengono isolate e messe in quarantena. Certamente è un momento difficile in cui anche il mio ottimismo di sempre ha avuto in questi giorni una battuta d'arresto. Abbiamo molte varianti inglesi tra i positivi riscontrati in questi giorni. Inizierà da Teramo la campagna vaccinale anti-Covid agli over 80. La data prevista è quella del 15 febbraio prossimo. In Abruzzo sono già 40.000 le prenotazioni, numeri che secondo il governatore Marsilio testimoniano l'ottima risposta della popolazione ai vaccini. Tania Bonici Castelli. Sarà Teramo a partire per prima in Abruzzo con la campagna vaccinale agli over 80. La data è fissata per il 15 febbraio e sono in arrivo 50.000 dosi destinate all'intero territorio abruzzese. La buona notizia è che l'Abruzzo sarà pronto per metà del mese ad iniziare la vaccinazione agli anziani, termine entro il quale saranno stati già vaccinati gli operatori sanitari. La brutta notizia è che arriverà il 20% in meno di dosi previste dalla prima stima e tante, tantissime, oltre 40.000 sono già le prenotazioni. Il governatore Marsilio si dice però ottimista e soddisfatto dalla risposta della popolazione alla campagna vaccinale. Il primo vero rischio che dovevamo superare nella campagna vaccinale era la diffidenza della popolazione, magari anche dopo qualche anno che dissennate campagne Novax avevano, come dire, inquinato un po' il dibattito pubblico sull'efficacia e sulla sicurezza dei vaccini, quindi credo che questo sia già intanto un buon risultato. La nostra piattaforma ha raccolto già questi numeri importanti, siamo pronti a partire, lo faremo andando sul territorio. È chiaro che la vaccinazione della popolazione interessata non si può fare soltanto negli ospedali, ma verranno messi a disposizione tutta una serie di strutture. Stiamo lavorando con le amministrazioni, a partire da quelle regionali, da quelle aziendali delle ASL, anche con il coinvolgimento dei comuni, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale che nel frattempo stiamo vaccinando, e nel frattempo queste nuove varianti sono più aggressive e non colpiscono in maniera pesante solo gli ottuagenari o gli ultra 65enni. Negli ultimi giorni e nelle ultime ore noi abbiamo segnali di accesso in ospedale molto, con situazioni di polmonite molto gravi da parte di categorie più giovani, quindi cinquantenni, sessantenni, e questo è una fonte di gravissima preoccupazione e dobbiamo moltiplicare le energie. È rivolto ai cittadini, dico, di moltiplicare e continuare a moltiplicare le attenzioni. Cambiamo argomento. Lunedì prossimo, 8 febbraio, nella nostra regione i sindacati hanno proclamato uno sciopero di 4 ore nel settore trasporti. Le imprese si rifiutano di sedersi al tavolo della trattativa e adducono proprio motivazioni legate alla crisi pandemica, mentre noi sappiamo che intanto le aziende hanno avuto ristori dal governo e soprattutto gli autisti, il personale è stato impiegato anche in servizi aggiuntivi. Anche in Abruzzo si terrà lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale lunedì 8 febbraio, proclamato dalle segreterie regionali di FILT CGL, FIT CISL, WILT UIL, FAISA CISAL.
oggi registriamo dei ritardi immani su 85 milioni di euro assegnati dalla regione a Tua come soggetto appaltante delle stesse opere infrastrutturali sul settore della logistica e dei trasporti. Siamo all'anno zero, non esiste ancora un inizio della progettazione e sono dei ritardi che incideranno anche sulla ZES e sullo sviluppo del trasporto dell'intera regione. La protesta nasce per il mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto ormai da 3 anni, ma anche per le problematiche che a vario titolo stanno riguardando, secondo i sindacati, i trasporti nella nostra regione. Mi preoccupa l'aspetto, diciamo, per quanto riguarda Tua, occupazionale in primis, perché c'è stata una contrazione di 300 posti di lavoro ottenuta come? Esternalizzando in parte l'esercito affidato in house a Tua a vettori privati, parcellizzando quindi il TPL abruzzese, e in parte invece caricando un esercizio già carico, sovraccaricando quindi i turni dei dipendenti. Abbiamo grandi problemi anche nelle società private, quindi la Panoramica, che ha fatto una disdetta contrattuale in piena pandemia, lasciando i lavoratori con una decurtazione di circa 300 euro mensili, quindi a paga base a circa 1200 euro. A questo punto i politici territoriali sarebbero dovuti intervenire presso la regione per ripristinare alcune risorse, così come hanno fatto all'Aquila con l'AMA, che ha avuto la stessa disgrazia, diciamo, quella di una disdetta contrattuale. I politici territoriali insieme alla regione sono intervenuti per risarcire, insomma, per dare fondi per ripristinare il contratto, cosa che non è accaduta a Chieti. Ancora polemiche fra l'amministrazione comunale di Pescara e il centrosinistra sul mercato del quartiere di San Giuseppe, che è stato recentemente sgomberato. Ascoltiamo. Prosegue il rimbalzo di responsabilità fra centrodestra e centrosinistra per quanto concerne il mercato del quartiere San Giuseppe di Pescara. L'amministrazione comunale in tal senso questa mattina ha illustrato le determinazioni già assunte e in programma riguardanti il cosiddetto mercatino degli ambulanti, che da decenni caratterizza l'area a ridosso dell'ospedale. Quel mercato c'è dal 1988. E purtroppo non è mai stato regolarizzato fino a quando non siamo arrivati noi e a settembre abbiamo istituito il mercato di San Giuseppe, anche cambiando una legge regionale, e questo è stato fatto, ci ha permesso quindi questa nuova situazione di inserirci nel mercato di San Giuseppe regolarizzandolo. Oggi è stato istituito, però dall'istituzione all'attivazione occorrono dei tempi e delle procedure e noi le stiamo facendo tutte. Adesso abbiamo anche trovato la soluzione per permettere agli ambulanti che sono lì di svolgere l'attività in attesa delle graduatorie, e così abbiamo chiuso il cerchio. Le polemiche le lasciamo da parte a chi purtroppo per troppi anni è stato al governo della città e non ha risolto il problema. Ma non si è fatta attendere la risposta del PD, che parla di problema che si avvia alla risoluzione grazie soprattutto all'intervento della minoranza. Se il motivo del cambio di passo è grazie alla legge della regione Abruzzo, l'amministrazione avrebbe dovuto dire che il merito non è certamente della maggioranza comune, ma di un emendamento sottoscritto, firmato come primo firmatario dal Partito Democratico con il consigliere Antonio Blasioli, che è quello che ha consentito, che avrebbe consentito fin da giugno del 2020 di fare il bando anche per questo mercato. Noi diciamo, con la firma di oltre 600 residenti, che il mercato qui ci deve stare, chi vende al mercato deve poter lavorare in sicurezza e con piena legittimità. Purtroppo sono state date anche tante informazioni non corrette anche a chi lavora nel mercato, e sicuramente anche il confronto di oggi ci ha aiutato a capire che appunto erano delle notizie sbagliate, che finalmente oggi un po' di chiarezza se la faccia. E ora lo sport, il calcio di Serie C, presentato il nuovo giovane difensore del Teramo, Niccolò Bellucci, proveniente dal Sassuolo, arrivato nelle ultime ore di calciomercato. Il classe 2001 si dice pronto al salto tra i grandi, anche con l'aiuto del suo nuovo allenatore Massimo Paci, che come lui durante la sua carriera da calciatore ha giocato in difesa. Il servizio. Allora, intanto io voglio mettermi in gioco, volevo andare a giocare con i grandi e questa mi sembra la meta giusta per iniziare. Voglio crescere principalmente come ragazzo, come uomo, e anche dal punto di vista professionale, e penso che questa sia appunto la meta giusta per farlo. Anche se sono un difensore centrale, posso adattarmi, giocare a destra e a sinistra, ho giocato anche nella difesa 3 senza grossi problemi, diciamo, e niente, cercherò di fare quello che mi chiede il mister, quindi di mettermi in gioco e di adattarmi a quello che vogliono loro.
giugno avevo espresso la volontà di andare a giocare con i grandi, però a causa di un problema fisico avuto l'anno scorso non ero ancora al top della forma, quindi ho preferito aspettare 6 mesi. In questi 6 mesi mi sono messo a posto, ho giocato, ho preso continuità e quindi mi sentivo pronto per un'esperienza tra i grandi. E appena ho saputo che il Teramo era interessato e mi sono subito, diciamo, sono stato subito felice e ho preso subito in considerazione l'idea, e poi la trattativa è andata a buon fine. Io sono venuto qua con l'idea di mettermi in gioco, di dare il mio contributo alla squadra, quindi ogni minuto, ogni partita che farò per me sarà oro, e l'anno prossimo lo stesso, cioè giocare con questa squadra per me è importante e cercherò di dare il mio contributo partendo no, in ogni partita, ogni minuto che potrò giocare. Allora, sicuramente questo mi può aiutare molto, avendo il mister che ha giocato in difesa, un difensore che ha giocato in Serie A, ti aiuta molto e soprattutto puoi imparare da una persona che ha vissuto l'ambiente in prima persona, e questo secondo me è molto importante. Per quanto riguarda un modello, non ho un modello preciso, però se devo dire un difensore che mi piace molto, ti dico Bonucci. Ho giocato a 4, cioè nella difesa 4 sia a destra che a sinistra, in entrambi i ruoli, e anche nella difesa 3 ho giocato sia centrale come perno che come braccetto di destra o di sinistra, quindi diciamo che comunque sono stato molto vario nel mio percorso di crescita e questo è una buona cosa secondo me. Andiamo avanti con la Serie D, uno dei due big match del turno infrasettimanale del Girone F va al Notaresco, che con Speranza e Banegas batte la Recanatese al Savini. A distanza di quasi un mese il Notaresco torna a vincere, mancava dal 6 gennaio contro il Matese e lo fa nel big match di giornata contro un avversario di grande livello al termine di un incontro piacevole. 3 punti d'oro per la compagine rossoblù, che scala una posizione in classifica, accorcia rispetto alla seconda in graduatoria, ma soprattutto vale da un punto di vista mentale perché tiene dietro una concorrente diretta per occupare le zone nobili. Sul fronte formazioni mister Massimo Epifani conferma per 10 undicesimi lo schieramento sceso in campo al Filippo Ditella di Vasto Girardi. L'unica eccezione è Cancelli, che torna a titolare al posto di Banegas. Il tecnico abruzzese Federico Giampaolo invece deve rinunciare a Sbaffo ed è lo squalificato De Chirico. Tra i pali confermato Santarelli, titolare anche l'ex Liguori, solo panchina per l'ex Teramo Piccioni. Il match entra subito nel vivo con le due squadre subito propositive ed infatti all'ottavo il Notaresco passa. Sugli sviluppi del primo angolo a favore, sul colpo di testa di Marchionni è reattivo l'intervento di Santarelli, l'azione prosegue ed è Capitan Speranza con una girata volante a trovare l'angolino vincente, 1-0 e primo gol in campionato per il capitano rossoblù, marcatura che ha tanto ricordato quella siglata in Coppa Italia al Cibali di Catania. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra del presidente Di Giovanni prova a cercare subito la via del raddoppio e dal 21esimo ci va veramente a un passo. Sul tiro cross del solito Marchionni, deviazione di Cancelli con palla che termina alta di pochissimo. La prima vera risposta della Recanatese, che gioca molto il pallone, nasce da un mancato anticipo di Gallo alla mezz'ora. Il tiro di Pera lambisce il palo alla sinistra di Sciba. Il match è piacevole e le azioni si sviluppano con continuità. Al 38esimo è Bianciardi a concludere senza troppa precisione sull'assist di Marchionni, mentre al 41esimo è provvidenziale prima Sciba e poi Blando nello spazzare l'area sull'affondo di Pezzotti. Poco prima del riposo, infortunio muscolare al momento di calciare dal limite per Marchionni. Qualche contestazione perché la palla non viene subito buttata fuori, ma alla fine il numero 7 esce al suo posto Banegas. Con le immagini di Giancarlo Rapagnà arriviamo al secondo tempo con la Recanatese che ha un approccio migliore. Ed infatti al quarto i giallorossi trovano il pari, Scibe è bravissimo su Pezzotti ma nulla può sul tapin vincente dell'Under Curzi. 1-1 è tutto da rifare per i padroni di casa. L'inerzia passa a favore della Recanatese che gioca molto ma crea poco e Sciba di fatto non corre pericoli. Si susseguono i cambi e la scintilla arriva al 28esimo quando il tiro di Banegas termina di un niente sul fondo, occasione che scuote i rossoblù che nel frattempo hanno mandato in campo Palumbo e Cesario che hanno un ottimo approccio. Non a caso al 36esimo ecco la rete che deciderà il confronto, Blando per l'accorrente Palumbo, sponda intelligente per Banegas che non ci pensa su due volte e lascia partire un tiro che con deviazione di Raparo non lascia scappare
scampo a Santarelli. È la quinta rete per l'atleta argentino, fondamentale, che regala un successo quanto mai prezioso sotto tutti i punti di vista. Nei restanti minuti finali infatti non succede più nulla, nonostante la pressione esercitata dai leopardiani. E al fischio finale il notaresco può festeggiare la settima vittoria stagionale, la quarta casalinga. Di contro arriva il secondo stop per la Recanatese. Invece continua il momento nero del Pineto, che perde anche a Castelfidardo per 2-1 e si conferma come una delle delusioni del torneo. A seguito della sconfitta ieri si è dimesso l'allenatore Daniele Amaulo, al suo posto il presidente Brocco ha scelto Marco Pomante, che ora avrà 10 giorni di tempo per preparare la partita contro il Campobasso. Il Castelfidardo batte il Pineto in rimonta e bis il successo ottenuto 3 giorni fa a Giulianova, migliorando la sua classifica. Brutto stop per gli uomini di Amaulo, che ora sono più vicini alla zona play-out che a quella play-off. Ampio turnover per entrambi gli allenatori, con i ritmi che non sono elevati sin dai primi minuti, complici gli impegni ravvicinati. Al quinto discesa lungo l'alto destro di Giambè, che conclude sul primo palo, ma colpisce l'esterno della rete. Segue una fase di sostanziale equilibrio con le squadre che se la battagliano a centrocampo. Alla mezz'ora, come un lampo, arriva il vantaggio del Pineto, angolo calciato dalla destra, colpo di testa di Della Quercia che insacca, decisiva la deviazione di Puca che allunga la traiettoria del pallone che va a depositarsi sul palo lungo, battendo David. Al 41esimo ancora Pineto a rendersi pericoloso, con un diagonale di Esposito che sfila vicino al palo. Prima dell'intervallo si fa vedere il Castelfidardo con Mataloni e Fermani, che però in entrambe le circostanze non creano grossi grattacapi a Mecerì. Nella ripresa non accade nulla fino al 18esimo, quando una botta secca di Mataloni trova la respinta a mano aperta di Mecerì. 3 minuti dopo ancora lo scatenato Mataloni crossa verso il secondo palo, dove Giambè non riesce a concludere. Al 28esimo l'attaccante di colore dei padroni di casa è sfortunato, colpendo un palo pieno. Al 32esimo i biancoverdi pervengono al meritato pareggio. Mataloni mette dentro un pallone dalla fascia mancina, la difesa abruzzese respinge, ma sul pallone vagante si avventa Cusimano, che fa partire una conclusione che diventa imparabile per Mecerì. Lauro si gioca anche la carta Giampaolo e fiocco nell'occasione. Al 33esimo ci prova Cardinali, ribattuto. Sul proseguo parte un contropiede con Occese che serve Minnozzi, il quale però non inquadra la porta. Al 36esimo il Castello mette la freccia, Monachesi conquista palla lungo l'out sinistro, rientra sul destro e disegna una parabola beffarda che supera Mecerì troppo avanzato e si insacca sul palo lungo. Il Pineto ha le corde e rischia anche di subire la terza rete, ma prima Giambè e poi Cusimano sprecano incredibilmente. Al termine è apoteosi Castelfidardo, che guarda con fiducia al proseguo del torneo, mentre il Pineto deve leccarsi le ferite e svoltare immediatamente se vuole ambire a posizione di vertice. Il TG6 termina qui, tutti quanti i servizi che avete visto sono on demand su YouTube e sul sito tv6.it. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 23. Grazie e buona serata.